Questa che avete visto è la nostra scarpetta di cioccolato. Noi siamo la vecchia Brianza di Sovico e ci ha dietro un bel po' di lavoro, perché sì, è uno stampo, però viene fatta, ad esempio questa qui, nello stampo viene fatta prima la macchia, dopo viene fatta raffreddare, poi viene colata il bianco e poi alla fine viene colato il fondente, che fa tutta la parte dentro della scarpetta. Così ci metto un attimo a dirlo, però a realizzarla ci vuole il suo tempo e c'è la passione che ci si mette nel fare queste cose. Siamo della cooperativa Valdocco e facciamo attività di laboratorio con i bambini, questo è il Pacabus, e facciamo i muffin di cioccolato e le cialde di cioccolato con i bambini. Piace questa manifestazione? È molto interessante, c'è qualcosa di diverso ogni tanto in un paese, va bene. Cosa sta realizzando? È un bambino sul vasino che legge il giornalino. Lei è uno scultore del cioccolato? Sono uno scultore di legno e mi presto a fare cioccolato. Dalle ultime interviste abbiamo capito che i garbagnatesi sono contenti di questa manifestazione. Certamente che sono contenti di questa manifestazione, perché se Garbagnate non si fanno queste manifestazioni, una Garbagnate è chiusa. Poi la bella giornata certamente aiuta che i garbagnatesi escono fuori a vedere. Poi è una delle prime volte che si fa una cosa del genere, il cioccolato. La mostra del cioccolato mi sembra una cosa abbastanza buono. Assessore, cosa mi dice di questa manifestazione? Beh, soltanto guardare le persone che ci sono in questa piazza, non bisogna essere che contenti, e penso che le persone siano tutte contenti di partecipare a questa dolce giornata. Poi anche il tempo ci ha aiutato, una buona temperatura, ma guardare così tante persone non fa altro che piacere. Solo questo. Buona parte delle specialità italiane. Specialità italiane che noi dobbiamo sicuramente valorizzare. Questo è un modo banale, simpatico, che credo abbia fatto piacere a tutti. Le piace la manifestazione? Certo, è molto molto carina, cose molto particolari. In una manifestazione del cioccolato, il miele cosa c'entra? Il miele c'entra sempre, dappertutto, soprattutto nel periodo, cioè ci avviciniamo all'inverno, il miele è un prodotto che fa molto bene, naturale, poi è sempre ben accetto, siamo dolci anche noi come il cioccolato. A lei. È un po' strettina come piatto, dovrebbero diluirla un po' in fondo alla via, perché la strada è grande. Qui non ci sta nessuno. Sì, bellissima. Sì, parecchio. A parte il mal di denti che ti può venire con tutte le fusaglie che mangi. Sì. Attrezzistica da officina. La tradizione di Esi, dei maestri cioccolatai a Garbagnate, il passo è breve. Sono 450 chilometri e siamo qua per farvi degustare queste nostre specialità.